Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Mindtest con Mazzetes. È da tanto che non faccio video perché ho un sacco di spiegazioni. Voi direte adesso perdo di nuovo tutto il tempo nel video, dare spiegazioni del perché non c'è stato. Ho fatto altro semplicemente, avendo anche così pochi iscritti, non dedico tanto tempo, diciamo, al fare video. Cercherò comunque di tornare più presente adesso con questo nuovo programma che ho trovato, eccetera, eccetera. Tra l'altro voglio ringraziare gli ultimi due iscritti che mi hanno fatto arrivare al numero di 9 iscritti totali e spero che comunque continuino anche le visualizzazioni perché sono le visualizzazioni quello che mi fanno numero, insomma, quello che fa numero. Allora, detto questo, sto provando, come potete vedere da quassù in alto, la versione 0.4.8 in prova, diciamo, quella ancora in fase di sviluppo, non ancora quella ufficiale, e volevo vedere anche con voi un pochettino delle nuove features della 0.4.8 di Mindtest, dato che Mindtest è comunque il gioco più visualizzato nel mio canale. Allora, la prima cosa molto simpatica, beh, simpatica comunque per modo di dire, è il fatto che si possa affogare. Adesso però non ho dell'acqua abbastanza alta qua vicino, quindi ve lo faccio vedere tra un attimo quando arrivo in un luogo in cui ci si può suicidare per affogamento, insomma. Scusate, ma questo dovevo troppo farvelo vedere, cioè c'è una felce che sale sopra un cactus. Vabbè. Eccoci qui per un bellissimo bagnetto. Come potete vedere già dalle versioni precedenti è stata diminuita la velocità con cui si affonda e vedete ci sono le bollicine, stiamo affogando pian pianino e se restiamo qua suppongo che affogheremo. Non so se l'affogamento è istantaneo, forse non è il momento giusto per sperimentarlo, però non importa, vediamo adesso cosa. Tra l'altro l'ossigeno ripreso non è istantaneo come avete potuto vedere. Adesso, ah ecco, inizio a prendere danno. Le bollicine si recuperano pian piano che si sta in superficie, che è una cosa più intelligente secondo me che non quella di Minecraft, diciamo. Ok, ho mangiato un po' di fragole. E la prima feature l'abbiamo vista. Feature numero 1, il fatto che si possa affogare, cosa molto divertente, no? Direte voi. Eccola qua. Comunque, secondo fatto è added weather support, dice il changelog. In pratica vuol dire semplicemente che c'è la possibilità che alcune mod aggiungano le condizioni climatiche, insomma, questo favorirà alcune mod che aggiungono queste caratteristiche alla partita normale. Queste qua sono le grandi cambiamenti, insomma, che sono stati aggiunti. Poi sotto Smaller Gameplay Tweaks, cioè le cose meno importanti, le cose piccine, diciamo, piccine picciò, c'è. Sono stati droppati. What? Ho l'inventario pieno. Ecco, sì, ho l'inventario pieno. Comunque, mentre ci svuotiamo l'inventario, sono pieno di schifezze. Dicevo, la prima è added new sounds, cioè sono stati aggiunti nuovi suoni, di cui però non ho avuto ancora la fortuna di sperimentarne nessuno. Perché non li ho visti, non li ho sentiti nelle mie ultime partite. Diciamo, se per caso qualcuno di voi li ha già scoperti, mi faccia sapere, me li faccia. Mi scriva un messaggio privato comunque. Così. Bello! Dicevo, poi, oltre a added new sounds, c'è un qualcosa che mi è un po' ignoto che è Don't predict placing and removing nodes if interact player privilege is missing. Cioè non predice
il piazzamento o la rimozione di blocchi se non puoi interagire. Insomma, questo vale per i server multiplayer, cioè che non succederà, da quanto ho capito, che tu piazzi il blocco e poi ti scompare come un tempo, o che tu rimuovi il blocco e poi riappare, ma semplicemente non potrai farlo. Poi cambiamenti logistici, aspettate un attimo che scorro, ok. Exio ha fatto un buon lavoro, in pratica ha ripulito il codice un attimo, il codice per quanto riguarda il rendering, facilitando il tutto, rendendo più pulito e aumentando gli FPS. Qua c'è scritto da un minimo di 5 a un massimo di 10 FPS, che comunque non sono per niente una schifezza, perché sono molto comodi, soprattutto per le registrazioni. Poi c'è stato aggiunto il supporto per l'IP versione 6. Poi un'altra miglioria interessante è il fatto che sono stati cioè non, i file dei giocatori non vengono aggiornati tutte le volte se non sono stati modificati. Questo sempre per i server multiplayer, perché un tempo ogni tot secondi veniva aggiornato il file del giocatore X, anche se questo giocatore X non aveva cambiato niente nel suo inventario né nelle sue caratteristiche, diciamo, insomma. Poi un'altra modifica è che hanno reso il menu principale basato sul codice di programmazione Lua, che è quello che viene utilizzato per la maggior parte del gioco. Altre cose poco interessanti a livello di programmazione. Pils Adam ha collaborato alla possibilità di startare diversi giochi in single player nello stesso momento, cosa che però boh, io avevo già utilizzato in passato, cioè avevo già aperto dei vari mondi single player in contemporanea, però si vede che l'ha migliorato, non lo so, oppure puoi aprirli come server, non ho capito bene questo. Se voi, sempre, se voi sapete, visto che io non sono onnisciente, fatemelo sapere qua sotto. Poi è stata aggiunta la possibilità di aggiungere delle texture pack dal menu principale. Un'altra cosa che non ho capito, hanno migliorato le API Lua e hanno aumentato il livello di astrazione per quanto riguarda i database, diciamo. E questo mi sembra che sia tutti i cambiamenti più importanti, diciamo più interessanti dell'ultimo changelog. Già che ci sono, vi dico appunto che ho intenzione di riprendere lavoro qua sul canale, soprattutto adesso che ho più tempo libero, e ho intenzione di variare magari anche un po' il parco di videogiochi. Vediamo un attimo voi che cosa mi volete consigliare, visto che comunque siete i miei iscritti, o anche voi che non siete iscritti ma che passate da questo video, cioè mettete un commento qua sotto e scrivetemi appunto che cosa vi piacerebbe vedere sul mio canale, anche relativo a Mindtest, diciamo. C'è un utente di cui adesso non ricordo più il nome, ma che mi pare si chiamasse Alessandro, se non ti chiami Alessandro, scusami. Mi aveva scritto dicendomi di provare una mod chiamata Zombie Waves, che è interessante, era ancora in sviluppo. E potrebbe essere una cosa interessante provarla, magari non su questo mondo che conservo un pochettino più pacifico, insomma, per delle costruzioni tranquille, ma comunque si può provare, magari fare un esame della mod per farla vedere anche agli iscritti, a chi guarda i miei video. E può essere interessante, appunto, quindi se avete delle idee anche su mod o su altri giochi che potrei portare, magari anche non su Linux, anche se Linux comunque è il sistema operativo che preferisco, che uso più spesso,
e con il quale mi trovo meglio, sia dal punto di vista del videogioco che anche per quanto riguarda il registrare, diciamo. Poi fatemelo sapere perché non era ancora notte, forse. Comunque, perché così appunto ne possiamo parlare insieme, magari anche ditemi che progetti pensate per questo mondo qua che ormai ho iniziato da tantissimo tempo, forse prima ancora che uscisse la 1.0.4.7 e che pian piano sta crescendo anche se con grandi interruzioni, diciamo. Adesso andiamo seriamente a dormire. E nel frattempo credo che sia passato anche un po' di tempo dall'inizio della registrazione. Spero che questo video non sia venuto noioso, spero di fare altri video prossimamente. Voi mi raccomando, scrivetemi dei commenti qua sotto riguardo appunto quello che vi ho chiesto e anche riguardo, giusto, cioè anche giusto per dire che ci siete ancora, che mi seguite e che vi interessano i miei video. Insomma, ho bisogno di un buon feedback perché altrimenti se non c'è nessuno che segue i miei video, dopo un po' può risultare sciocco magari continuare, ecco. Quindi niente, mi pare di aver detto tutto, mi smetto di disturbarvi, di annoiarvi, mettete un mi piace sotto questo video, please, perché sono sempre molto utili e ci vediamo al prossimo video, spero molto presto. Ciao!